A cosa servono i sogni? Perché sogniamo? E chi siamo mentre sogniamo? C'è un rapporto tra quello che sogniamo e la nostra personalità? Dei sogni sappiamo poco. Alcuni possono accompagnarci l'intera vita, ma la maggior parte di loro svanisce. Persino Freud, che ha dedicato la sua parte migliore a raccontare, a scrivere i sogni, il suo libro La Traumdeutung inaugura il nuovo secolo, esce nel 1900, a un certo punto deve arrendersi e dire che ogni sogno ha un punto insondabile, appoggia su un ombelico che lo unisce all'ignoto. Ecco, per affrontare il sogno, per ascoltare meglio il sogno, è necessario entrare da diverse porte. La prima che ho scelto, in un libro che si intitola giusto appunto L'ombelico del sogno, un viaggio onirico, è quella degli antichi, la porta della divinazione, la porta della profezia. La seconda è quella della psicoanalisi e il modo in cui i moderni hanno guardato al sogno nel Novecento, attraverso l'interpretazione. Qualche cosa di segreto, di misterioso, di nascosto, una produzione inconscia che andava svelata. E la terza porta è quella dei contemporanei, delle neuroscienze cognitive, il sogno come evento neurale, come un prodotto del cervello. Pasolini, quando gira Il fiore delle mine e una notte, decide di scrivere sullo schermo in apertura una frase che dice: la verità non sta in un solo sogno, ma in molti sogni. Ecco, proprio per questo, per ascoltare e guardare molti sogni, almeno tre devono essere le porte di accesso: la divinazione, l'interpretazione e la neurovisione. Sono Vittorio Lingiardi, sono psichiatra, sono psicoanalista, insegno all'Università Sapienza di Roma da un'infinità di anni. Faremo insieme un viaggio onirico a partire dal mio libro che si intitola L'ombelico del sogno. Dei sogni sappiamo poco, è forse più quello che non sappiamo di quello che sappiamo, ma una cosa la so, e che i sogni ci aiutano a vivere. Forse la differenza più lampante che esiste tra il modo di guardare al sogno nel mondo antico e il modo di guardare al sogno nella psicoanalisi è che per gli antichi il sogno era qualcosa che veniva da fuori e riguardava il futuro. Il sogno era mandato dagli dèi. Era qualcosa che si applicava sulla testa del sognatore. Ci sono dei bellissimi vasi attici in cui figure dormienti ricevono la visita di Ipnos, del sonno e del sogno, e viene proprio rappresentata come una piccola figura che si appoggia sulla testa di chi dorme. E non riguardano il passato, non hanno una dimensione psicologica. Sono dei messaggi che vengono mandati dagli dèi e riguardano quello che succederà. I grandi capi di Stato, i grandi monarchi, gli imperatori erano molto attenti al sogno perché appunto credevano che nel sogno ci fossero degli elementi che potevano in qualche modo predire l'esito di una battaglia o il futuro di una dinastia. Un modo diverso che troviamo nella letteratura classica di parlare del sogno, un modo forse psicologico, una delle più rare occasioni, è il sogno di Penelope nell'Odissea. Penelope riceve un viandante, non riconosce che quel viandante è Ulisse, lo accoglie e sente il bisogno di raccontargli un sogno. Gli dice proprio: ascoltami. E questo è un segnale molto importante, molto interessante, una traccia antica che ci dice che il sognatore cerca sempre qualcuno a cui raccontare, cerca un ascolto. E naturalmente dentro questo ascolto cerca poi un'interpretazione, una lettura. C'è un passo famoso del Talmud che dice che un sogno non interpretato è come una lettera che non è mai stata aperta. Ecco, Penelope racconta di aver sognato un'aquila che sgozza 10 oche, di essersi sentita molto angosciata da questo sogno, e il viandante, che è Ulisse, le dice: quell'aquila è tuo marito che quando arriverà farà strage dei proci che invadono la sua reggia. Penelope
ascolta questa lettura, ma è anche attenta e forse per certi aspetti perplessa, perché risponde: sì, ma bisogna fare attenzione. I sogni arrivano da due porte. Una è la porta di corno, e dalla porta di corno passano i sogni veritieri. L'altra è la porta d'avorio, e dalla porta d'avorio entrano i sogni fasulli, i sogni ingannatori. A me piace ribaltare questa prospettiva di Penelope, non tanto dal punto di vista della porta da cui entra il sogno, ma dal punto di vista dell'orecchio che lo ascolta. È molto importante dire che ci sono degli ascolti del sogno che sono appunto ingannatori, che sono fallaci, e degli ascolti del sogno che sono rispettosi del sognatore e che invece sono veritieri. E in che cosa consiste questa differenza? Consiste nel fatto che nel nostro lavoro, nel lavoro dello psicoanalista, l'ascolto del sogno non può prescindere dalla relazione con il paziente, dalla conoscenza della sua storia, delle sue associazioni, del suo metodo narrativo, e non possono invece essere, diciamo così, interpretazioni prêt-à-porter che in modo quasi magico attribuiscono un significato a quell'oggetto, a quella situazione. Il sogno nella relazione analitica nasce appunto dentro un incontro, dentro una storia e dentro un tipo particolare di ascolto. E questo lo vedremo magari meglio quando appunto affronteremo che cosa è il sogno nella relazione, nella storia e nei modelli della psicoanalisi. Però è molto interessante cogliere fin dall'antichità questa consapevolezza di una doppia matrice del sogno, una matrice d'inganno e una matrice di verità. Un'altra cosa importante che cogliamo nella lettura antica del sogno, come dicevo prima, è anche il suo ruolo nella vicenda collettiva, nella storia collettiva. E questo mi avvicina a una bellezza, alla bellezza di questa parola, che non è solo riconducibile alla dimensione notturna e onirica, ma è anche una parola che è riconducibile a una dimensione politica, a una dimensione collettiva. Persino Platone diceva che la polis è la realizzazione di un sogno, ma venendo a tempi più vicini, tutti conosciamo il bellissimo discorso di Martin Luther King quando dice «I have a dream», un sogno in cui nel futuro, alla stessa tavola, sulle rosse colline della Georgia, i figli degli schiavi e i figli dei possessori di schiavi un giorno potranno sedersi e riunirsi. Cioè, l'idea del sogno è fortemente connotata dall'idea di una visione positiva, di una speranza. Papa Bergoglio mi ha colpito vedere quante volte nei suoi discorsi utilizza la parola sogno e dice: non abbiate paura di sognare, il sogno allarga la visione. Certo, non è l'accezione principale con cui ho a che fare nel mio lavoro di ascoltatore di sogni nei contesti delle sedute, nelle relazioni terapeutiche, però penso che sia importante che il sogno onirico condivida nella sua così assoluta intimità e dimensione privata, individuale, condivida un registro semantico anche proprio con un sogno che riguarda tutti, che riguarda la collettività. E un'altra cosa importante che proviene sempre in qualche modo dalla lettura che fa l'antichità del sogno è il suo forte legame con la dimensione letteraria e con la dimensione del teatro. Il bellissimo libro di sogni, scritto da Borges, inizia con una citazione in cui ricorda come il sogno sia contemporaneamente il prodotto di un regista, di un attore, di uno sceneggiatore. È sempre il sognatore o la sognatrice a interpretare queste diverse parti, queste diverse funzioni. E quindi il sogno è un prodotto, anche una creazione. Potremmo dire è un genere letterario che si fa racconto dalla sua matrice, dalla sua provenienza di tipo psichico, di tipo inconscio. E naturalmente il sogno è l'anima del cinema. Non esiste regista, non pensiamo solo a Fellini, a Tarkovsky, a Kurosawa, che esplicitamente, a Bertolucci, che esplicitamente fanno riferimento all'onirico quando parlano dei loro film. Non esiste regista che non faccia riferimento al sogno per parlare del suo lavoro, perché il sogno ha degli elementi proprio anche tecnici,
la simbolizzazione, la condensazione, un rapporto col tempo che non è il tempo, diciamo, ordinario che condividiamo tutti, che lo rende molto vicino, gemello del sogno. Addirittura Fellini dice una cosa bellissima: quando andate al cinema, entrate in sala, le luci si spengono, chiudete gli occhi, addormentatevi e iniziate a vedere il film. Abbiamo detto del teatro, abbiamo detto del cinema. Il sogno è anche vivo nell'esperienza poetica. Forse anche per la capacità che da una parte la poesia ha di condensare in un'immagine, in un verso, in una quasi sua velocità neurale, un affetto, un pensiero, una visione, ecco, la stessa capacità che ha il sogno. E allora possiamo pensare a versi bellissimi come quello di Fetaeva, che dice: vado a letto come a teatro per vedere sogni. Oppure un bellissimo verso di Patrizia Cavalli, che dice: basta, scivolo nel sonno, qui comincia il mio libero arbitrio. Non esiste grande scrittore che non abbia intrattenuto un suo rapporto narrativo con il sogno. Esistono molti scrittori che hanno tenuto un diario dei sogni, il lunghissimo diario dei sogni di Arthur Schnitzler, che copre decine di anni, il quaderno dei sogni di Kafka, il libro dei sogni di Graham Greene, annotati per anni, racconti interiori, racconti misteriosi che afferrano elementi del giorno e in modo notturno li rielaborano, li trasformano e li consegnano a quella che è una forma di letteratura. Per ricordarlo, anche perché è morto da poco ed è stato un grandissimo poeta, Charles Simic diceva di sé: mi guardo da dentro come se portassi degli occhiali neri. Ecco, e dice che i sogni per lui erano proiezioni in cinema sgangherati alla periferia di New York. Diciamo sempre la psicoanalisi, in realtà dovremmo dire le psicoanalisi. Le psicoanalisi sono molte, sono diverse tra di loro, nascono da modelli, da concezioni della mente e del funzionamento inconscio differenti, in epoche storiche differenti, ma al tempo stesso sono costantemente in dialogo e si riprendono e si raccontano reciprocamente. Così come la psicoanalisi è un continuo work in progress, lo è a maggior ragione il sogno, del quale sappiamo poco e che è stato letto di volta in volta in modi diversi e anche con delle rivoluzioni forti nelle letture che i diversi momenti della psicoanalisi hanno fatto dell'esperienza onirica. Ovviamente non possiamo che partire dalla Traumdeutung, dall'interpretazione dei sogni, che Freud scrive e finisce nel 1899, e consapevole dell'importanza di questo testo e del ruolo che avrebbe avuto non solo nella psicoanalisi ma nell'intera cultura del Novecento, vuole che sulla data di pubblicazione appaia appunto la data 1900, e inaugura questo secolo che guarda nella produzione inconscia e nel mondo onirico con un bellissimo verso di Virgilio. Un verso di Virgilio che dice: flectere sineque o superos, acheronta movebo. Cioè, se non potrò piegare superos gli dèi, le potenze superiori, muoverò l'acheronte, quindi gli inferi. E questo ci lega molto al tema del sogno nell'antichità con il ribaltamento psicoanalitico. Non sono più gli dèi che da fuori mandano un sogno per parlare del futuro, ma sono gli inferi, il mondo inconscio, che produce questa visione, questo pensiero che riguarda il passato, che ha a che fare con la storia individuale. La freccia del tempo, da Artemidoro e la sua onirocritica dell'antichità a Freud, cambia direzione. Quindi, se ruba il sogno agli dèi per trasportarlo nel nostro infernale mondo quotidiano, umano e inconscio, Freud è come un Prometeo e, anziché rubare il fuoco, ruba agli dèi il segreto, il mistero di questa esperienza notturna, di questa esperienza onirica. E nella sua lettura vede il sogno come un prodotto in qualche modo trasformato, in qualche modo, diciamo, che racconta una storia che non è esattamente quella che
abita dentro di noi, è una dimensione manifesta, quella del sogno, è un racconto che possiamo ascoltare dalle parole del sognatore, che però racconta di una vicenda latente che avviene nel suo inconscio e giusto appunto va svelata, va rivelata, va interpretata. L'interpretazione del sogno è trovare che cosa davvero vuole raccontare il sognatore nel momento in cui racconta le sue immagini, sceglie determinati oggetti, vive un determinato stato d'animo. E sarebbero tantissimi i racconti onirici da riprendere e da condividere qui che troviamo nell'interpretazione dei sogni. Alcuni sono sogni proprio fatti da Freud, alcuni sogni lo riguardano molto da vicino, e questo è interessante perché fa della Traumdeutung non soltanto un saggio, grande saggio sul mondo onirico, ma anche una sorta di diario, una sorta di racconto, un'opera anche letteraria, un'opera molto articolata e molto complessa. L'allievo ribelle, Jung, entra nel mondo onirico in un modo completamente diverso. Non ne vuole sottolineare l'aspetto, diciamo così, di mistificazione del significato originale, ma al contrario vuole sottolineare la sua profonda verità, la sua dimensione creativa, la sua capacità di compensare ciò che manca nella vita diurna. E quindi ha come una sorta di idealizzazione creativa e profonda del sogno, nel quale riconosce non soltanto temi individuali, personali, legati all'inconscio appunto personale, ma anche temi collettivi legati a una dimensione archetipica, a una dimensione che trasforma non soltanto l'individuo, ma l'intera umanità. Terzo grande genio del sogno è Bion, che racconta il sogno non soltanto come un prodotto dell'inconscio, ma al contrario sembra quasi raccontarlo come un produttore di inconscio, una funzione di pensiero, una dimensione che non esiste semplicemente nella dimensione notturna, ma anche nella veglia. Un modo di elaborare e trasformare lo sciame di esperienze sensoriali che possono diventare pensiero e possono diventare simbolo attraverso appunto l'attività onirica. Dopo Freud, dopo Jung, dopo Bion, è infinito il percorso delle diverse psicoanalisi che hanno raccontato il sogno. Direi via via, abbandonando la dimensione più strettamente interpretativa e in qualche modo legata al contenuto dell'esperienza onirica, ma facendo più attenzione alla dimensione narrativa. Grotstein, grande allievo di Bion, dice che il sogno è per sua quinta essenza un'esperienza narrativa, e quindi come un sogno raccoglie i resti diurni, le memorie del giorno, gli elementi della nostra memoria autobiografica, la nostra inclinazione a una narrazione, all'uso di determinati modi per raccontare l'esperienza, e come in qualche modo elabora i pensieri e gli affetti. Quindi il sogno, col passare del tempo, da una parte diventa il prodotto di un neurolaboratorio dove sempre di più la sua dimensione di evento neurale, quindi anche il collegamento con diverse parti del sistema encefalico del cervello, entrano in relazione per produrre una vicenda alla quale il sognatore, attraverso il suo racconto, attraverso i suoi ricordi, attraverso le sue associazioni e nell'ascolto dell'analista, può dare, forse non userei la parola significato, può dare un valore, può dare un peso, può dare il senso di avere dentro di sé una dimensione in parte sconosciuta e in parte rivelatrice, che connette comunque il mondo delle scelte diurne, quindi anche il mondo della razionalità, a un mondo di eventi, di vicende, di immagini, dove la prospettiva visiva è molto importante, che rende in questo senso l'umano in parte necessariamente sconosciuto a se stesso, ma anche sempre in una tensione di interrogazione, in una tensione come se il sogno chiedesse un ascolto.
Dopo la grande stagione psicoanalitica del sogno, sul finire del secolo scorso, il sogno è stato come accantonato, ha continuato a vivere nell'ascolto analitico e nello studio dei modelli, delle funzioni del sogno, ma dal punto di vista, potremmo dire così, un po' dell'immaginario collettivo, ha preso piede un atteggiamento e un'attitudine più neuroscientifica, e la lettura neuroscientifica dei sogni per molti anni è stata legata al vedere il sogno quasi un po' come un prodotto involontario, un'improvvisazione neurale, una casualità sinaptica, niente a che vedere con il mondo di significati, di affetti e di pensieri che la psicoanalisi ha sempre attribuito all'attività onirica. Insomma, un po' come se si studiasse da una parte un cervello senza una sua vita psichica e dall'altra parte, onestamente, bisogna dire anche come se si studiasse una vita psichica non legata alla vita neurale, alla dimensione strettamente neurofisiologica del sogno. Ci sono alcuni casi di psicoanalisti, uno milanese, Mauro Mangia, che ha tenuto insieme la dimensione neurofisiologica e quella psicoanalitica del sogno, ma per la maggior parte dei casi erano come due letture separate che non si incontravano. C'è un bellissimo quadro di Paul Delvaux, un pittore surrealista, che si chiama la scuola degli studiosi. Non so con quanta intenzione, però lui mostra su questa bellissima tela, da una parte uno scienziato con in mano un cervello che guarda appunto con il microscopio la vita dei neuroni, e dall'altra parte un uomo che, di fronte a una donna naturalmente nuda, che la osserva e la interpella con un piglio psicoanalitico. Ecco, queste due dimensioni come separate, e invece sullo sfondo di questo quadro c'è un po' una forma un po' surrealista, stile Magritte, un grande paesaggio che invece è surreale, un paesaggio vicino e lontano al tempo stesso, dentro e fuori, misterioso, che sembra dire: io sono il sogno, sono qua, non dividetemi in queste due sapienze, in queste due scienze diverse, mettetele in comunicazione. E quindi, dopo anni in cui in particolare uno scienziato, Hobson, parlava del sogno come una serie di impulsi che partono dal tronco encefalico e poi in qualche modo la corteccia deve attribuirgli un senso e quindi, diciamo, improvvisa una storia, però in qualche modo casuale, viene invece, grazie anche per esempio al lavoro di un psicoanalista ma anche neuroscienziato che è Mark Solms, viene riconosciuto che il sogno si produce non soltanto nell'impulso, diciamo così, a livello di un tronco encefalico, quindi di un'attività meno strutturata dal punto di vista cerebrale, ma anche dall'incontro con attività che avvengono a livello corticale e anche nel percorso e nel legame e nella creazione di una rete che implica per esempio l'ippocampo, che implica quindi il mondo della memoria, un mondo poi degli affetti. Quindi il sogno in realtà percorre l'intera attività cerebrale ed è contemporaneamente un evento neurale ma anche un evento psichico. Un evento che parla della nostra storia, della nostra memoria, e che nel momento in cui viene raccontato e incontra, come dicevamo prima, l'ascolto dell'altro, si configura anche in modo estremamente personale. Abbiamo tutti esperienza nel sogno dell'incontro con persone a cui abbiamo voluto bene e non ci sono più, ne sentiamo la voce, ne sentiamo il profumo, abbiamo tutti esperienza di una ritrascrizione, di una riformulazione di un litigio avvenuto tantissimi anni fa, di una perdita, di un incontro, di una felicità, di un'esperienza sessuale. Ecco, è come se il passato, il presente e in qualche modo il futuro della nostra vita psichica, attraverso la complessità di queste reti neurali, si riunisse per consegnarci un racconto. E cosa facciamo di questo racconto è la cosa più importante: come lo ascoltiamo e come lo raccontiamo. Non credo sia importante e necessario
ascoltarlo e raccontarlo a partire dalla rigidità di un modello interpretativo, ma a partire, direi, da un paradosso, dalla consapevolezza che abbiamo un inconscio, dalla consapevolezza che siamo raccontati e possiamo raccontare una storia che non fa altro che ricordarci che siamo attraversati, abitati da racconti e da memorie e che dobbiamo prendercene cura. Prendercene cura non significa necessariamente, creare l'algoritmo onirico per cui ho sognato questo e allora vuol dire questo. Anzi, esattamente il contrario. Vuol dire riuscire a rimanere immersi in quell'esperienza che è contemporaneamente irraccontabile, perché nel momento in cui sogno non posso raccontare a qualcuno, sono in uno stato di coscienza separato, che non è quella della veglia e non è neanche quella del sonno, è uno stato in between, diciamo così. Poi ho il ricordo del sogno, che però non è l'esperienza diretta del sogno, e poi ho l'evento neurale. Ecco, questi tre momenti, l'esperienza, diciamo così, incondivisibile, l'esperienza tradotta e raccontata, e quindi anche modificata, e l'evento neurale in sé, devono entrare appunto in una dinamica di corrispondenze con due, diciamo, prospettive secondo me importanti. Una, che è quella di non separare mai l'evento neurale dall'evento emotivo, perché sono due livelli diversi della stessa esperienza. E l'altra, di non dimenticare mai che abbiamo dentro di noi storie che attraverso queste visioni meravigliose o anche terribili, l'importanza degli incubi nella vita di una persona è molto importante, e è anche importante ricordare che c'è una relazione tra le nostre preoccupazioni, i nostri stati d'animo, direi anche la struttura della nostra personalità e la tipologia di sogno che ci capita più ricorrentemente di fare. Sogni più destrutturati, più deanimati, sogni in cui riemergono esperienze traumatiche. Per esempio, nel libro racconto di una lunga analisi con una paziente dove tante cose della sua infanzia molto difficile e traumatizzata erano sepolte nel corpo e non avevano accesso al linguaggio, ma attraverso l'immaginazione onirica hanno fatto riaffiorare il tema del trauma. Non è una questione di vero o di falso, è una questione di come il nostro corpo e la nostra dimensione onirica, il nostro pensare, il nostro ricordare, il nostro rielaborare inconscio parlano della nostra storia. Ecco, io credo che queste siano le dimensioni importanti che oggi più che mai rendono l'attenzione al sogno un momento importante della nostra vita, perché appunto, come dicevo introduttivamente, i sogni servono a vivere proprio perché servono a ricordare che abbiamo una storia, una memoria, un affetto, una visione, una narrazione e che sentiamo il bisogno di condividerle e di farle ascoltare agli altri e a noi stessi. Lucy.